Piacenza, accanto alle mura della città romagnola Santa Maria in Campagna, la basilica risalente al XV secolo. All'ingresso della basilica, sulla sinistra, una pala del Pordenone rappresenta la nascita di Gesù a Betlemme, la città della Palestina da dove ebbe inizio la storia della cristianità. Una storia lunga secoli, quella della cristianità, ma iniziata ancora prima che Gesù si incarnasse. Prima vuol dire con il viaggio di Abramo, e prima ancora vuol dire con la storia di miti e personaggi pagani che esaltavano valori e forza, uomini che agivano spinti dalla scintilla divina che Dio, creandolo, ha messo dentro ogni uomo. Dal centro della cupola di Santa Maria in Campagna, opera anch'essa uscita dalle mani soprattutto del Pordenone, Dio non smette un attimo di osservare gli uomini che ha creato. Tutti gli uomini, nessuno escluso, credenti e atei in attesa di credere, laici. Laici come fu laico il grande padre della Chiesa Sant'Agostino, rappresentato all'ingresso della basilica nella pala del Pordenone. Sant'Agostino laico, laico ma in ricerca, la sana laicità di chi mette in moto il pensiero per diventare più uomo. Se tu conoscessi chi ti chiede dell'acqua, Gesù non disse così alla Samaritana. Conoscere per riconoscere e inizia il cammino della fede, fermo restando che ci sono atei anche tra quelli che si dichiarano credenti. Atei quando si ergono a giudicare e a distinguere uomo da uomo, convinti, paradossalmente, di difendere Dio. Thank you.